E do subito, per non perdere tempo, la parola a Daniele Peldacani dell'Università di Bologna, che ci parlerà della descrizione dell'Ofiuco nelle Aretee di Cicerone. Non so se c'è un handout, credo di no. Buon pomeriggio a tutti. Sì, sì. Buon pomeriggio a tutti. Mi scuso se magari mi ripeterò, o meglio, se ripeterò quello che è stato detto nei due interventi precedenti. Perché appunto anch'io parlo degli Aretei di Cicerone e ci sono punti di contatto con quanto emerso negli ultimi due interventi, appunto. Però ripetita iuvant, quindi ci fidiamo questo. Intendo focalizzarmi sulla descrizione dell'Ofiuco presente appunto negli Aretei ciceroniani. Questa descrizione appartiene alla prima sezione dell'opera, quella che ci è giunta solo per tradizione indiretta. Nel caso in questione si tratta di due autocitazioni ciceroniane inserite appunto nel De Natura Deorum, è il caso proprio a cui si faceva riferimento prima. Si tratta, a mio parere, di un case study significativo per esemplificare alcune delle principali caratteristiche dell'intero poema ciceroniano. Innanzitutto una breve introduzione sull'Ofiuco per i digiuni di astronomia. Nella serie delle costellazioni boreali, dopo, che ovviamente parte con le orse, comunque dopo l'Engonasi e la corona boreale, Arato inserisce appunto l'Ofiuco, la cui testa si può riconoscere a partire da quella dell'Engonasi. Sotto la testa stanno le spalle, particolarmente luminose, più deboli ma comunque visibili sono le mani, che si affannano con un serpente che si avvolge attorno al corpo dell'uomo. L'Ofiuco se ne sta ritto in piedi, calpestando l'occhio e il petto dello scorpione. Questa è di fatto la descrizione che dà Arato della costellazione. Leggendo il passo del Natura Deorum, che è il punto B del vostro handout, ci rendiamo subito conto che un numero considerevole di versi è stato eliminato. Il taglio è ora segnalato da sintetiche e parafrasi in prosa, ora invece non ne resta traccia di questo taglio, con il risultato che vengono saldati insieme versi originariamente contigui. La prova di questa grande libertà con cui Cicerone si autocita è data da quei passi in cui possiamo confrontare la tradizione indiretta e quella diretta, cioè diciamo fondamentalmente nella descrizione delle costellazioni dall'Ariete in poi, che è dove inizia appunto la tradizione diretta arrivata fino a noi. Vediamo cosa elimina Cicerone. Cicerone elimina i riferimenti alle disposizioni delle singole stelle all'interno della costellazione. Infatti queste parti probabilmente sono ritenute poco funzionali al discorso interno al Natura Deorum, dove appunto Balbo cita gli Aretei per esemplificare in prospettiva stoica la perfezione del cosmo e quindi la presenza di una ratio divina ad essa sottesa. Significativo è allora quel che Cicerone decide di lasciare in questa sua autocitazione. Vediamo che conserva innanzitutto, ed è il frammento 14 dell'edizione di Subirén, un'aggiunta che ha carattere metalinguistico, in cui spiega che il composto anguitenens è equivalente, di fatto è calco semantico, del grecismo ofiucus, a sua volta traslitterazione del greco ofiucos. Questo genere di notazioni metalinguistiche, che costituiscono di fatto una riflessione traduttologica del tipo nota di traduttore, sono un elemento caratteristico degli Aretei ciceroniani, esempi ne sono stati indicati anche prima, per il caso per esempio dello zodiaco, oppure anche per l'equivalente septentriones in tmesi rispetto all'orsa maggiore. E appunto queste note del traduttore dicono lo sforzo di Cicerone nell'atto di coniare una lingua astronomica latina che sarà inevitabilmente modellata sul greco, ma che comunque deve mirare a una sua piena autonomia linguistica. È significativo che Balbo, iniziando proprio la citazione dei versi degli Aretei ciceroniani, dice qui a latina sunt,
individua in questo la caratteristica, la bellezza, diciamo, ecco, della traduzione ciceroniana, cioè la sua piena latinità. Questo atteggiamento credo sia esemplificato proprio da Anguitenens, che è neoconio ciceroniano regolarmente usato negli Aratea per designare la costellazione dello Fiuco. È necessaria però forse una precisazione. Anguitenens di fatto qui pertiene al testo del Testimonium, cioè del Natura Deorum, e non a quello del frammento. Non sono però mancati i tentativi di ricostruire dalla perifrasi prosastica il secondo emistichio del verso precedente al nostro. La soluzione più felice ci sembra sia quella seguita da Grotius, che, vale la pena ricordarlo, di fatto colmerà tutte le lacune della tradizione ciceroniana ritraducendo il latino arato. E parallelamente anche Kokanov fa la stessa cosa, ed è interessante, questo in prospettiva ovviamente della ricezione del testo di Cicerone, questo esperimento che fanno questi due umanisti praticamente in contemporanea. Ecco, Grotius e Lambinus ricostruiscono appunto l'emistichio Propter caput Anguitenentis, che direi ha buone possibilità di cogliere nel segno, nonostante la netta opposizione di Buescu. È da sottolineare che dopo appunto la critica di Buescu, che dice che assolutamente non si può ricostruire da una pedestre espressione prosastica non si può ricavare nulla di buono, ecco, nessun altro editore si è posto il problema di discutere o segnalare la proposta. Qui insomma non è la sede, però si apre un problema non da poco, secondo me, per il futuro editore degli Aratea di Cicerone, cioè come comportarsi davanti a questi casi che sono anche non isolati, cioè dove dal testo prosastico è possibile ricavare qualche elemento che ha un buon tasso di probabilità di essere già appartenuto al testo poetico, ecco. Ricostruire, mettere nel testo, segnalare in nota, in apparato, ecco, questo è un po' un problema che credo resti aperto. Anguitenens, dicevamo, è dunque il termine che si è selezionato da Cicerone per designare la costellazione. La presenza del grecismo Ophiuchus, anche qui, per quanto ne sappiamo, alla sua prima occorrenza, che poi di fatto è l'unica all'interno del poema ciceroniano, è allora funzionale a dimostrare la correttezza della traslitterazione e quindi a garantirle la piena legittimità. Dietro la scelta ciceroniana, oltre a ovvie esigenze di purismo linguistico, sta anche l'efficacia della coppia Anguitenens-Anguis nel riproporre in latino il legame etimologico tra Ophiuchus e Ophis. Come dicevo, Anguitenens sarà appunto il termine usato sempre da Cicerone negli Aratea per riferirsi allo Fiuco, in particolare in due casi, cioè al verso 358 e 454 del frammento lungo, insomma del frammento 34 Subiren. Anguitenens ed Anguis sono, cioè i corradicali sono posizionati in apertura e in chiusura d'esametro a incorniciarlo. Il color poetico e arcaico del composto ciceroniano finirà per favorirne, per favorire la diffusione di Ophiuchus, che di fatto sarà il termine utilizzato per la stragrande maggioranza al punto di diventare anche la designazione moderna. La riflessione metalinguistica di questo frammento 14 è segnalata appunto da Peribeo, che è stato indicato già anche nell'intervento precedente, che di fatto è verbo tecnico in contesti di confronto interlinguistico, secondo un uso che è già enniano, ma anche presente in Accio, per esempio. Significativa poi, sempre in prospettiva metalinguistica e interlinguistica, è anche la clausola nomine grae, che ritorna in due passi lucreziani, che dovrei avervi segnalato anche nell'handout. In entrambi i passi stanno sempre a segnalare il grecismo. Alla luce di quanto detto, credo si possa sollevare un problema esegetico circa l'ablativo claro nomine. Secondo l'interpretazione corrente, che è quella del Thesaurus, ma di Buescu, Traglia, Subiren, Claros varrebbe qui illustre,
dunque alluderebbe all'identificazione della costellazione con Asclepio. Tale identificazione, che parrebbe assente in Arato, è ben attestata negli Scoglia, ecco un dato che deve essere, insomma, che è giusto mettere subito in chiaro: Cicerone sicuramente utilizza materiale scogliastico nella sua traduzione, questo direi che è quasi fuori di dubbio. E l'identificazione appunto con Asclepio è presente anche nei catasterismi di Eratostene. Cicerone dunque starebbe enfatizzando, se non fraintendendo, l'auton presente in Arato 76. Dico fraintendendo seguendo l'interpretazione di Kidd, cioè dove qui auton di fatto indicherebbe l'intera figura dell'Ofiuco, visto che prima si è indicato che proprio a partire dalla testa si può poi individuare, ecco, auton Ofiucon, quindi l'Ofiuco tutto intero. Ritornando alla nostra iunctura, nomine clarosit torna anche al frammento 16, che anche questo vi è stato riportato: stella micans radis arcturus nomine claro. Anche in questo caso nel modello troviamo l'enfatico autos, qui però perfettamente al suo posto il riferimento alla stella più luminosa dell'emisfero boreale, nota già a partire da Esiodo come elemento chiave nella calendarizzazione agricola. Almeno insomma, nelle opere questo è la figura di Arturo. Nella cultura latina poi la fama di quest'astro era stata ulteriormente accresciuta dal prologo della Rudens Plautina, che era appunto recitato dalla stella Arturo. A ben vedere il parallelo ciceroniano ci suggerisce un'altra possibile interpretazione di nomine claro, in chiave metalinguistica. Tanto Fiucus quanto Arcturus sono infatti traslitterazioni di nomi parlanti. Potremmo allora ipotizzare che Claros, a fianco del valore enfatico, illustre, famoso, marchi anche una notazione linguistica e significhi evidente, chiaro, a segnalare la natura autoevidente del nome greco. A tal proposito si ricordi che Claros è originariamente auditivo come aggettivo. Questa interpretazione, che secondo me si affianca, non sostituisce la precedente, trova forse una conferma nel passo di Maniglio che vi ho riportato. Infatti in Maniglio troviamo Ofiucus nomine, dove l'identità di sede metrica conferma la tessera ciceroniana. Ma nomine qui, ormai privo di attributi, concentra l'attenzione solo sul dato linguistico, non sulla fama della costellazione. Quindi la mia ipotesi è che indirettamente Maniglio possa supportare questa interpretazione in chiave metalinguistica di nomine claro. Aggiungo anche, visto che è un passo a cui è stato fatto riferimento prima, alla presenza di nomine uero nel passo sullo zodiaco. Sarebbe un parallelo di fatto di questa riflessione. A questa polisemia se ne può aggiungere forse in subordine una terza. Trattandosi infatti di una costellazione, non si può escludere un riferimento in una sorta di pallage alla sua luminosità. Clarus, sappiamo che ovviamente è anche un termine frequentissimo negli aratea per indicare proprio la luminosità della costellazione. Anche perché, giova ripeterlo, una cosa che è proprio, scusate il termine, quasi nauseante, no? Però sono un po' nervosente in Cicerone, è la costante enfatizzazione del dato luminoso. Cioè tutte le costellazioni, a prescindere, risplendono in una maniera incredibile. Questo rispetto ad Arato. Ecco, è uno proprio dei tratti, direi proprio costanti, della traduzione di Cicerone. Passerei ora al frammento successivo, cioè al frammento 15. Provo un po' a rispondere a alcune provocazioni, insomma, a alcuni suggerimenti dell'intervento del professor Rosati. Dal confronto col modello emerge una netta tendenza in Cicerone ad animare la scena, con l'inserzione di elementi dinamici all'interno della descrizione. A un verso e mezzo di Arato, Amphoterai dophios peponeiatai osrate messon di Neuei Ofiucon, corrispondono in Cicerone tre versi. Ma il dato più significativo non è tanto questo quantitativo, ma la presenza dei verbi, cioè dell'azione. Infatti, apoponeiatai ed inewei di Arato rispondono continent, manet religatus, torto, serpens e kingit. Quest'enfasi sul movimento
è, assieme all'enfasi sul dato luminoso, un altro tratto caratteristico del poema ciceroniano, cifra specifica della traduzione rispetto al suo modello. Non si tratta solo di una tendenza connessa alla sensibilità latina, come insomma, una conseguenza della patetizzazione, diciamo, ma risponde a uno dei limiti percepiti del poema di Arato, cioè la sua staticità, la mancanza di movimento. È famoso il giudizio di Quintiliano, appunto, Arati materia motu caret. L'atteggiamento di Cicerone produce interessanti conseguenze, cioè quindi questa enfasi sul dato dinamico, sulla tendenza ad animare le costellazioni, produce interessanti conseguenze sul piano narratologico. L'enfasi di Arato, anche io su questo sono assolutamente convinto, cioè il poema di Arato, la prima parte, insomma la parte relativa alle costellazioni, è sostanzialmente un'ekphrasis. Arato, appunto, in questa ekphrasis ribalta il rapporto tradizionale, direi epico, tra narrazione e descrizione. Il poema è infatti un impianto descrittivo ed è la narrazione a diventare excursus, prevalentemente excursus mitologico. Cicerone invece va a reintrodurre l'elemento narrativo in maniera capillare, rifondendolo all'interno delle singole descrizioni. Cicerone dunque espande il suo modello animando e insieme concretizzando la descrizione. A Peponeiatai, più psicologico, risponde la vivida stretta delle mani che trattengono il serpente, «Ic presu duplici palmarum continet angue». La perifrasi allitterante, non priva di valore fonosimbolico, risulta stilisticamente ricercata. Lo dimostrano l'ipallage, duplex riferito alla stretta anziché alle mani, e il raro sostantivo pressus. Il motivo della stretta, poi, è aggiunta ciceroniana, destinata a influenzare le successive descrizioni della costellazione. Se in germanico anguis pressus utraque manu il sostantivo si banalizza nel participio, è proprio Maniglio, al verso 335, et redite fusis per laxa volumina palmis, a sviluppare in maniera efficace l'immagine della presa, che Seneca poi riprenderà in maniera del tutto originale nella scena in cui Medea chiama raccolti i serpenti astrali per preparare il suo veleno. Pressasque tandem solvat, ofiucus manus, virusque fundat. L'immagine del serpente che avvolge l'ofiuco è invece duplicata nella coppia manet religatus e sub pectora kingit, a cui si aggiunge la visualizzazione data da corpo tortuoso e suo non corpo tortuoso dire proprio no e suo strisciare la visualizzazione data da corpo retorto, cioè quindi che visualizza le tortuosità del corpo del serpente e il suo strisciare al di sotto del petto dell'uomo. Dietro a queste espansioni è possibile, credo, individuare l'influsso dell'iconografia. E a tal proposito adesso direi proviamo. Non so se si vede, è un esempio, può essere solo un esempio, ecco. Vedete appunto che è questa, diciamo, è una delle iconografie, diciamo, standard, dove il serpente appunto avvolge la figura dell'uomo. In altri casi invece, soprattutto per esempio nell'Atlante Farnese, dove la prospettiva è quella dall'esterno, quindi si vede la figura di spalle, si vede il serpente che proprio non avvolge ma semplicemente scorre alle spalle dello fiuco. Ecco, come già accennato, appunto, il poema di Arato è infatti essenzialmente un'ekphrasis non tanto o non solo del cielo stellato, quanto della sua modellizzazione attraverso globi celesti. Che i fenomeni siano una traduzione intersemiotica, per usare un termine di Jacobson, è peraltro quanto affermato dallo stesso Cicerone in un passo del De Repubblica, dove appunto ci dice, dove fa una sorta di excursus, ecco, sulla produzione di questi globi, individuando in Talete il protus euretes, diciamo, di questo strumento, ma soprattutto, ed è quello che ci interessa, individuando in Eudosso colui che per primo andò ad incidere, andò a rappresentare su questa sfera solida le costellazioni, e indicando in Arato colui che ha versificato
questa sfera di Eudosso. Ecco, ha messo in versi questa sfera di Eudosso. È un passo questo che io trovo personalmente molto interessante, perché sapete che la versione tradizionale, anche quella delle Vite Arati, è quella che Eudosso abbia messo in versi il trattato in prosa, i Fenomena di Eudosso. Personalmente credo che come la notizia ciceroniana ci suggerisce, quello che Arato ha messo in versi è stata una sfera materiale realizzata da Eudosso, che probabilmente andava di pari passo con il proprio trattato in prosa. Cioè, credo che le due opere di Eudosso siano di fatto una sfera e una descrizione di questa sfera. Però questo, insomma, è un argomento di cui si può discutere. Dobbiamo dunque ipotizzare che, allora come ora, la lettura dei Fenomena, o almeno della sezione astronomica, fosse accompagnata dall'uso di strumenti quali globi celesti o carte, che fornivano la rappresentazione delle costellazioni descritte. L'influenza dell'iconografia mi pare porti qui a conseguenze ancora più significative. Al verso 2 del frammento 15 di Cicerone, il forte iperbato crea una struttura in castro in cui, con valenza iconica, il serpente, eius corpore torto, avvolge lo fiuco, ipse manet religatus. L'Ordo Verborum ribadisce dunque a livello formale l'intreccio tra le due costellazioni, espresso sul piano semantico da religatus. In questa stessa direzione va anche il contatto, marcato dall'artificiosità della disposizione tra i due determinativi, eius ipse, che è trasposizione visiva del contatto tra le due costellazioni. Una sintassi iconica si può ipotizzare anche al verso successivo, dove la posizione mediana del serpente è ribadita con lo spostamento dell'indicazione spaziale a metà del verso. L'effetto è ulteriormente enfatizzato dalla posizione centrale di Serpens, a instaurare un'analogia tra verso e cielo, in cui l'astrotesia si riflette in qualche modo nell'Ordo Verborum. In entrambi i casi l'iconicità sembra trovare conferma ancora una volta nella rielaborazione che ne fa Maniglio. Nella letterante Toto Kingentem Corpore Corpus è infatti il poliptoto a visualizzare l'intreccio tra le due costellazioni. E anche qui è evidente la memoria ciceroniana nella contaminazione di corpore torto con il lucreziano nec penetrare et abire in corpus corpore toto. Ancora una volta sono i corpi intrecciati, questa volta degli amanti. E icastica poi forse anche la disposizione di Ophiuchus al verso precedente in Maniglio. Serpentem magnis Ophiuchus nomine spiris dividit. Con il nome della figura che separa, dividit appunto, proprio a dividere il verso in due metà. La soluzione sarebbe speculare al medium serpentem ciceroniano. Più volte in questa analisi ho provato a interpretare il passo ciceroniano alla luce della riscrittura fattene da Maniglio. In questa prospettiva credo si possa leggere anche Maniglio, il verso 336 di Maniglio, cioè «Semper erit paribus bellum qui aviribus equant», che sembra esplicitare il manet religatus di Cicerone. Contrappunto al dinamismo della scena, infatti, l'uso di maneo sottolinea la perenne immutabilità della situazione. A livello astronomico, la costellazione del serpente non si separerà mai da quella dello fiuco. Il frammento poi ciceroniano si chiude con la descrizione della posizione dello fiuco al di sopra dello scorpione. La serie trimembre, diciamo, sono tre le indicazioni spaziali, risponde al modello, dove con triplice variatio sinonimica viene di fatto indicata la posizione reciproca delle due costellazioni. A sottolineare ancora una volta il profondo legame tra testo e iconografia, ci pare che nell'ultimo verso, atque oculos urget pedibusque pectusque nepai, l'Ordo Verborum tenti ancora una volta di rispecchiare l'astrotesia celeste. Nella rappresentazione iconografica, infatti, i piedi dello Ophiuchus sono collocati proprio tra gli occhi e il petto dello scorpione. È abbastanza evidente, se nel codice di Leida forse è un po' di più. Vediamo. No.
Un'ultima osservazione su Nepai. Da Festo sappiamo che Nepa è parola di origine africana, quindi probabilmente punica, che può indicare tanto la costellazione del cancro quanto quello dello scorpione. Il suo uso astronomico è chiaro in un frammento di Ennio, che non vi ho riportato nell'handout, è un frammento tragico. Ecco qui. In questo passo però il contesto impedisce di stabilire a quale delle due costellazioni si stia facendo riferimento. Per disegnare lo scorpione Cicerone mostra di preferire Nepa rispetto al grecismo Scorpios. Nepa ricorre 8 volte negli Aratea, mentre Scorpios 3 volte. Scorpios, assieme alle forme Scorpio e Scorpius, si stava infatti rapidamente diffondendo nella poesia e nella prosa, dell'ultima età repubblicana. La scelta dunque pare dettata dalla volontà di individuare un termine poetico da opporre all'uso prosastico, operazione certo favorita dal precedente ennano e ribadita soprattutto in clausola dal genitivo arcaico inai. Ecco, la clausola Nepai, adesso non ricordo quante, però credo ci siano almeno 4 occorrenze negli Aratea ciceroniani. Vado verso la conclusione. Da quest'ultimo esempio, così come dall'analisi del frammento 14, il primo insomma, che abbiamo preso in esame, risulta allora evidente lo sforzo in Cicerone di coniare sul modello greco un lessico astronomico che abbia levatura poetica, perché lo sforzo direi è duplice. Quello di creare una lingua astronomica che sia pienamente latina e quello di creare una lingua astronomica che sia pienamente poetica. Varie saranno le soluzioni adottate, dalle traslitterazioni alla perifrasi all'equivalenza semantica, ma costante l'attenzione al dato linguistico, spesso come qui accompagnato da vere e proprie note del traduttore. Ed è significativo, credo, che la riflessione meta e translinguistica si inserisca nel testo senza creare discontinuità, non tanto perché espressa in forma metrica, quanto per il ricorso a risorse proprie della lingua poetica, come in questo caso la polisemia, la mia ipotesi, diciamo, interpretativa su Claro Nomine. Il secondo elemento che ho cercato di mettere in evidenza è invece la tendenza a personificare le costellazioni, nel tentativo di superare uno dei limiti artistici del modello, cioè appunto la staticità delle descrizioni in arato. Cicerone dunque reintroduce l'elemento narrativo trasformando le statiche descrizioni di Arato in una serie di quadri animati. In questo processo di drammatizzazione, che dà vita e movimento all'ekphrasis, Cicerone sembra ispirarsi alle rappresentazioni iconografiche delle costellazioni. Vari studi hanno cercato di mettere in evidenza in Arato il rapporto di analogia fra cielo e testo. Sembra che questa suggestione sia enfatizzata in Cicerone con la ricerca, almeno in alcuni casi, di un ordo verborum iconico per l'ordo siderum. Le parole si fanno allora specchio delle cose, con le immagini a fare da medium tra astronomia e poesia. Grazie. Mille grazie. Anche per la tempestività, ma anche per la qualità.